Benvenuti in questo test di italiano livello C1. L'ho preparato pensando agli stranieri, ma anche gli italiani possono mettersi alla prova. Partiamo! Domanda 1. Credo che ci si sposi sempre più al giorno d'oggi. Risposta A, vecchio. Risposta B, vecchi. Risposta C, avendo invecchiati. Risposta corretta è la B, vecchi. Credo che ci si sposi sempre di più vecchi al giorno d'oggi. Magari per gli italiani è automatico, ma c'è una regola ed è un po' strana questa regola. Perché? Quando parliamo all'impersonale, e noi capiamo che è l'impersonale perché il verbo è ci si sposi, tutti gli aggettivi che seguono sono al plurale maschile. Ecco perché scegliamo vecchi e non vecchio. Domanda 2. Quando mio nonno era giovane, a scuola a piedi tutti i giorni. Risposta A, andasse. Risposta B, andava. Risposta C, andò. Risposta corretta, andava, la B. Quando mio nonno era giovane, andava a scuola a piedi tutti i giorni. Questo è piuttosto facile, ma ricordiamoci la regola. Quando si tratta di un'abitudine nel passato, qualcosa che si ripeteva frequentemente, il tempo giusto passato da usare è l'imperfetto. Quindi nel nostro caso andava. Domanda 3. Non penso che tu ragioni. Risposta A, hai. Risposta B, abbi. Risposta C, avessi. Risposta corretta è la C, avessi. Non penso che tu avessi ragione. Ricordatevi che dopo un verbo come pensare abbiamo bisogno del congiuntivo. Nel nostro caso abbiamo due congiuntivi possibili, il B e il C, però la sola coniugazione corretta è ci avessi, è un congiuntivo imperfetto. Prima di continuare con il nostro test vorrei dirvi che ho preparato dei corsi per superare gli esami CELI. Sono dei corsi che includono video, esercizi anche interattivi e soprattutto numerose prove per superare gli esami. Se siete interessati, trovate tutte le informazioni nel link qui in alto a destra dello schermo oppure nella descrizione qui sotto al video. Domanda 4. Se avuto più tempo, avremmo visitato anche il museo. Risposta A, avessimo. Risposta B, avevamo. Risposta C, avremmo. Se avessimo avuto più tempo, avremmo visitato anche il museo. La risposta corretta è la A, avessimo. Siamo davanti a una frase ipotetica che esprime una ipotesi e nel nostro caso è un'ipotesi di terzo grado che si forma così. Con il congiuntivo trapassato, quindi avessimo avuto nel nostro caso, più il condizionale composto, avremmo visitato. Domanda 5. Sebbene io stanco, continuai a lavorare. Risposta A, ero. Risposta B, fossi. Risposta C, sarei. Risposta corretta la B, fossi. Sebbene io fossi stanco, continuai a lavorare. Con sebbene ricordate che abbiamo bisogno del congiuntivo e siccome è una frase al passato, abbiamo bisogno del congiuntivo imperfetto, fossi. Sebbene io fossi stanco, continuai a lavorare. Domanda 6. Dentro fa più freddo fuori. Risposta A, di. Risposta B, che.
Risposta C, rispetto di. Dentro fa più freddo che fuori. Risposta corretta è la B, che. Quando avete un dubbio in una comparazione, in un paragone, se scegliere di o che, dovete osservare che cosa comparate, quali sono i due termini. Nel nostro caso sono due avverbi, dentro e fuori. Quando si tratta di due nomi o di due pronomi, usiamo di. In tutti gli altri casi, quindi verbi, aggettivi, avverbi, come nel nostro caso, usiamo che. Domanda 7. Che tu la verità o no, non cambierà nulla. Risposta A, dici. Risposta B, dica. Risposta C, diresti. Che tu dica la verità o no, non cambierà nulla. Abbiamo anche in questo caso, in questo tipo di costruzione frasale, abbiamo bisogno del congiuntivo. Nel nostro caso, congiuntivo presente. Dici, infatti, è indicativo presente e diresti è condizionale semplice. Quindi dica, che tu dica. Domanda 8. Una lettera si mise a piangere. Risposta A, l'essendo. Risposta B, leggendo. Risposta C, lisse. Risposta corretta, leggendo. Leggendo una lettera si mise a piangere. Per esprimere questo verbo, questo tempo di fondo, abbiamo bisogno del gerundio, che è proprio il nostro leggendo. Leggendo una lettera abbiamo un'azione di fondo, succede qualcosa, si mise a piangere. Gli altri due verbi, l'essendo e lisse, in realtà non esistono. Domanda 9. Non sono riuscito venire alla festa. Risposta A, di. Risposta B, niente. Risposta C, A. Non sono riuscito a venire alla festa. Riuscire a. Il verbo riuscire vuole la preposizione a. Ricordatevi quindi, riuscire a. Non sono riuscito a venire alla festa. Domanda 10. La torta dal fornaio stamattina. Risposta A, è stata fatta. Risposta B, viene stata fatta. Risposta C, ebbe fatta. La torta è stata fatta dal fornaio stamattina. La risposta corretta è la A, è stata fatta. Siamo davanti a una frase passiva, infatti la torta viene fatta da qualcuno. Per usare la forma passiva possiamo usare due ausiliari, l'ausiliare essere, come nel nostro caso, o l'ausiliare venire, come nel caso B. Però perché non è corretto il B? Perché l'ausiliare, la forma passiva con l'ausiliare venire è possibile solo con i verbi semplici. Quindi possiamo dire viene fatta, ma non possiamo dire viene stata fatta. Pertanto l'unica opzione corretta è proprio la A, è stata fatta. Domanda 11. Io che ho sbagliato? Risposta A, è. Risposta B, sono. Risposta C, ho stato. Sono io che ho sbagliato, quindi la risposta corretta è la B. Allora, questo per gli italiani è sicuramente facile. Per gli stranieri, magari in particolare per gli amici francesi, non è tanto ovvio. Perché? Perché in questo tipo di costruzione usiamo la prima persona, quindi sono io che ho sbagliato. Domanda 12. Sì, che pioverà domani. Risposta A, dice. Risposta B,
Dica, risposta C, dirà. Si dice che pioverà domani. Per questa frase, è un tipo di frase impersonale semplice, usiamo l'indicativo del presente. Si dice indicativo presente. Dica è congiuntivo presente, dirà indicativo futuro semplice, quindi la risposta corretta è la A, si dice. Domanda 13. Ho dato il libro a Marco. Ho dato. Risposta A, glielo. Risposta B, gliel. Risposta C, gliel con apostrofo. Risposta corretta è la C. Ho dato il libro a Marco. Gliel'ho dato. Ricordatevi che con questo tipo di pronome combinato, quindi pronome terza persona a Marco, gli e il libro lo, quando abbiamo un verbo che comincia con una vocale o una H, come nel nostro caso, dobbiamo usare l'apostrofo. Gliel'ho dato. Domanda 14. Mi ha detto che ieri sera entro le 9. Risposta A, avrebbe arrivato. Risposta B, arriverebbe. Risposta C, sarebbe arrivato. Mi ha detto che, risposta C, sarebbe arrivato ieri sera entro le 9. Vediamo perché. È un classico esempio di futuro nel passato. Mi ha detto, passato, che sarebbe arrivato entro le 9. Quindi abbiamo due possibilità. La prima, avrebbe arrivato, oppure la C, sarebbe arrivato. Per non sbagliarvi sulla scelta dell'ausiliare, guardate il verbo principale. Che tipo di ausiliare vuole? Che tipo di ausiliare vorrebbe? Con arrivare, lo sappiamo, bisogna usare l'ausiliare essere. Ecco perché allora scegliamo la C, sarebbe arrivato. Ultima domanda, la domanda 15. Per uno stupido scherzo. Il verbo è prendersela. Risposta A, se la sono presa. Risposta B, se la sono presi. Risposta C, si avrebbero offesi. Se la sono presa per uno stupido scherzo. La risposta corretta è la A, se la sono presa. Prendersela è un verbo pronominale, questi verbi che hanno dei pronomi come se, la. Guardate il pronome la, quindi se abbiamo il pronome la, il participio passato deve concordare con il pronome. Ecco perché usiamo presa e non presi. E poi il significato di prendersela è proprio offendersi. Però la terza possibilità non è corretta perché avremmo dovuto usare un altro ausiliare, avremmo dovuto dire si sarebbero offesi e non si avrebbero offesi. Bravissimi! Avete finito questo test di livello C1. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un pollice alzato e anche un commento, se volete, nel quale potete dirmi le cose che avete trovato più difficili e soprattutto sono curiosa di sapere il vostro punteggio. A presto per nuovi video. Ciao!